Continuiamo quindi la disamina dell'opera di Pierpaolo Pasolini. Dopo aver analizzato le opere poetiche, andiamo quindi a vedere i romanzi e poi l'attività cinematografica e il giornalismo di cui Pasolini fu protagonista. Partiamo quindi dai romanzi. Il primo romanzo di Pasolini viene composto tra gli anni 40 e 50 e si intitola Il sogno di una cosa. Esce però nel 62, quindi a circa 12 anni di distanza dalla sua conclusione. Il romanzo è stato assimilato in un certo senso al clima neorealistico, perché in esso Pasolini racconta la storia di un gruppo di giovani friulani che sono costretti ad emigrare per le precarie condizioni di vita in cui versano in Friuli e nell'emigrare ovviamente incontrano tutte le difficoltà degli italiani che appunto all'estero devono inserirsi in una nuova società, ma sono comunque animati da una forte volontà di agire, di lavorare, di produrre. E in un certo senso è forte in Pasolini la volontà di documentare le condizioni critiche dei contadini dell'epoca ed è per questo motivo che il romanzo è stato assimilato al neorealismo. È senz'altro un'opera impegnata ed è un'opera che si inquadra in un periodo particolarmente difficile per Pasolini. Sappiamo infatti che nel 1950, in seguito al processo che subì, fu costretto ad allontanarsi dal Friuli e fu costretto quindi a cambiare vita in un certo senso. Fu allontanato dal Partito Comunista, fu allontanato dall'insegnamento e decise di trasferirsi a Roma per cambiare completamente vita. A Roma, dopo un periodo di difficoltà economica, riuscì poi con fatica ad inserirsi all'interno degli ambienti culturali ed intellettuali della capitale, ma al tempo stesso, frequentava anche gli ambienti di borgata. Pasolini, infatti, come lui stesso ricorda nella Pianto della Scavatrice, visse in un quartiere popolare in un primo tempo a Roma, cioè visse a Rebibbia, e qui ebbe modo appunto di entrare in contatto diretto con la vita del sottoproletariato urbano. E questo contatto diretto lo porterà a scegliere come soggetto dei suoi due romanzi più famosi, ovvero Ragazzi di vita e Una vita violenta, proprio le borgate romane. Partiamo quindi da Ragazzi di vita. Ragazzi di vita è un romanzo che esce nel 1955. Qui in una foto vediamo Pasolini ritratto con alcuni ragazzini all'interno di una borgata. Come potete ben vedere, si tratta di una borgata priva totalmente di servizi, in cui ci sono delle baracche, non c'è neanche la strada asfaltata, i ragazzini ovviamente versano in condizioni decisamente precarie. Dicevo, il romanzo che esce nel 55 è strutturalmente suddiviso in 8 capitoli irrelati, quindi 8 capitoli che non hanno relazione l'uno con l'altro. Si tratta quindi di una storia non unitaria. Tuttavia, all'interno di questi, diciamo, 8 capitoli ricorrono dei personaggi che in qualche modo permettono di poter fare dei collegamenti tra le varie parti del romanzo. Si tratta quindi di 8 storie che hanno sempre per protagonisti i ragazzi di vita. Uno dei nomi che ricorre più frequentemente di ragazzi di vita è il Riccetto, che in un certo senso fa un po' da elemento conduttore all'interno del romanzo. I ragazzi di vita sono dei ragazzi privi di risorse economiche, che quindi vivono di espedienti, principalmente il furto di metalli che poi appunto vanno a rivendere per poter in qualche modo sostentarsi. È chiaro che quindi Pasolini rappresenta un mondo totalmente fuori dalla storia, ovvero un mondo totalmente fuori dalla civiltà, totalmente fuori dalle regole, un mondo degradato, un mondo trasgressivo, però al tempo stesso innocente. Ricordiamo che per Pasolini l'innocenza è qualcosa che si pone al di qua del limite rappresentato dalla norma, rappresentato più che altro dalle convenzioni sociali della civiltà, intesa in senso negativo. Quindi l'innocenza è quella di chi non è totalmente consapevole di compiere qualcosa di sbagliato. E quindi è un mondo barbarico in un certo senso, primitivo, ma proprio per questo affascinante per Pasolini. Diciamo che da un punto di vista formale il romanzo si presenta come diviso nel suo interno. Le parti dialogate sono scritte in dialetto romanesco e permettono quindi al lettore di entrare direttamente nella vicenda narrata.
mentre le parti descrittive sono scritte in italiano e tra l'altro il registro linguistico è anche piuttosto alto. Ci sono delle descrizioni in cui il tono diventa addirittura lirico, quindi quasi poetico, e quindi c'è una grande ricercatezza. Questo fa sì che però il lettore sente in un certo senso con disagio questi forti contrasti e non a caso, infatti, Ragazzi di vita è stato definito un romanzo decisamente sperimentale. All'interno del romanzo dicevo che prevale questa idea del sottoproletariato come di una forza in un certo senso primitiva, primigenia, quindi istintiva e al tempo stesso innocente, nella quale tutto è dettato soltanto dalla lotta per la sopravvivenza, cioè non esiste nient'altro, non esistono regole, bisogna soltanto sopravvivere. Restano aperte ovviamente nel romanzo quelle contraddizioni che già Pasolini aveva messo in luce nelle Ceneri di Gramsci, ovvero la contraddizione tra la storia intesa come civiltà e la natura intesa invece come elemento primitivo e tra ragione intesa come ideologia e viscere, ovvero quella attrazione istintiva che Pasolini sentiva per le masse non ancora contaminate dalla civiltà. E andiamo avanti e vediamo come una vita violenta sia in un certo senso legata, chiaramente per affinità tematica, a Ragazzi di vita, ma rappresenti al tempo stesso delle differenze da un punto di vista formale. Innanzitutto, Una vita violenta, che esce nel 59, è un romanzo unitario perché ha una storia conclusa. Il protagonista è Tommaso, e anche lui è un ragazzo di vita che vive da espedienti, ma la malattia, si ammala infatti di tubercolosi, lo porta diciamo, vivere una lunga degenza all'interno dell'ospedale Spallanzani e qui nell'ospedale Tommaso diventa una sorta di leader in un certo senso, di una sorta di rivolta che nasce all'interno dell'ospedale. Diciamo che quindi Tommaso nel corso del romanzo compie un percorso di crescita, quindi si rende conto di dover superare in un certo senso il proprio particolare e di doversi interessare anche ai problemi degli altri. Uscito dall'ospedale, si trova coinvolto in una alluvione all'interno della baraccopoli in cui vive e quindi interviene per cercare di aiutare gli abitanti della baraccopoli perché il Tevere esondato appunto ha provocato dei grandi allagamenti. Ma il fisico debilitato fa sì che poi Tommaso alla fine muoia dopo appunto questo atto eroico e coraggioso. C'è sicuramente quindi un finale in un certo senso rassicurante, ovvero quello di un protagonista che compie, abbiamo detto, un percorso di crescita e che diventa consapevole dei problemi, del disagio del sottoproletariato urbano, quindi si fa carico dei loro problemi e in un certo senso si diciamo, eleva alla fine del romanzo diventando un eroe. Ma un finale rassicurante che non toglie drammaticità ovviamente alla vicenda, perché questo distacco forte tra narratore e personaggi fa sì che la vita di Borgata venga vista diciamo, in tutto il suo realismo tragico, in tutta la sua crudezza. Pertanto, il pessimismo è un pessimismo razionale che deriva proprio dal riconoscimento di una condizione di crisi e di disperazione, condizione a cui si contrappone l'eroe positivo, ma non c'è ovviamente una soluzione al romanzo. Anche in Una vita violenta, il dialetto romanesco risulta giustapposto rispetto alla lingua italiana, ma con un contrasto meno stridente rispetto appunto a Ragazzi di vita, quindi ripeto, il romanzo risulta decisamente più unitario e più fruibile. Andiamo invece a vedere brevemente l'attività cinematografica e giornalistica di Pasolini. Per quanto riguarda il cinema, Pasolini vi si avvicina a partire dagli anni 60, cercando di sperimentare quindi un nuovo linguaggio comunicativo, oltre al linguaggio poetico e quello narrativo già sperimentati. Il primo film che esce è Accattone, a cui segue l'anno dopo Mamma Roma, che ha per protagonista Anna Magnani. Entrambi mettono in scena la vita delle borgate romane. Segue il Vangelo secondo Matteo, che invece è un film in cui si riflette sulla dimensione religiosa degli umili. E poi escono dei film in cui Pasolini allarga un po' il discorso alla crisi sociale, prima di tutto la crisi del marxismo che viene trattata nel film Uccellacci e Uccellini, e poi la crisi della civiltà borghese presente nel film Porcile.
Da segnalare altri due film che rappresentano in un certo senso la volontà da parte di Pasolini di sperimentare un nuovo codice per presentare la materia classica. Edipo Re e Medea sono infatti la trasposizione cinematografica di due tragedie, rispettivamente di Sofocle e di Euripide, in cui appunto Pasolini rimane fedele in un certo senso diciamo agli aspetti della barbarie, del primitivismo, che ha già trattato con altre modalità, ovviamente, nei suoi romanzi, ma sono film in cui, tra l'altro, cerca di mantenersi fedele alle due tragedie classiche, ma ovviamente sperimentando il codice cinematografico, che era ben altro, insomma, rispetto alla recitazione teatrale. Per quanto riguarda invece l'attività giornalistica, sappiamo che in un primo tempo Pasolini collaborò con Vie Nuove, che era un giornale vicino al Partito Comunista, in cui rispondeva alle lettere dei lettori. E poi, tra il 68 e il 69, quindi negli anni della contestazione, scrive sul giornale Il Tempo e a lui è riservata una rubrica che si intitola Il Caos, in cui propone articoli di riflessione di attualità generale. Negli anni 70 gli interventi di Pasolini si moltiplicano non soltanto attraverso i giornali, principalmente sul Corriere della Sera, ma anche in televisione. E Pasolini si presenta sempre più come un provocatore. Il suo principale bersaglio polemico è sicuramente il potere economico, ma anche il potere politico e culturale rappresentato dal neocapitalismo, perché lui ritiene, diciamo, molto stretto il legame tra gli organismi economici e diciamo, da una parte i politici e dall'altra invece gli intellettuali che sono proni al sistema economico e quindi diciamo, si piegano a questo gioco del profitto e tutti contribuiscono quindi all'appiattimento degli individui e alla omologazione degli stessi. Partiamo però dai film. Abbiamo detto che il primo film che Pasolini realizza come regista è Accattone, che esce nel 1961. Accattone è ambientato all'interno delle borgate romane e ha per protagonista appunto Accattone, che viene chiamato appunto con questo diciamo soprannome, il quale Accattone vive alle spalle della prostituta Maddalena e anche lui vive di espedienti, un po' come avviene nei personaggi di Ragazzi di vita e di una vita violenta. L'incontro con Stella, una giovane diciamo pura in un certo senso, quindi non ancora provata dalla vita, rappresenta per lui una speranza, in un certo senso, di cambiamento, di salvezza, perché lei potrebbe allontanarlo da quella vita. In realtà però prevale l'istinto, diciamo, distruttivo di Accattone e quindi sarà lui a coinvolgere Stella nel degrado e quindi a costringerla a prostituirsi per lui. Il finale del film è un finale tragico in cui Accattone muore durante, insomma, un tentativo di furto e questa morte sancisce ovviamente il suo definitivo fallimento. Il film Mamma Roma invece esce nel 62 e narra la storia di una prostituta chiamata appunto Mamma Roma che dopo essersi allontanata dal suo protettore decide di riprendere con sé il figlio che ormai è adolescente e che aveva fatto vivere a Guidonia, mantenuto sempre da lei, nella speranza che lui non conoscesse il degrado che lei purtroppo conosceva fin troppo bene e quindi nella speranza di poter dare una vita dignitosa e migliore della propria al figlio. Il figlio non sa che Mamma Roma è una prostituta e quindi per un periodo i due riescono a vivere più o meno serenamente. Questo sogno tuttavia si infrange perché Mamma Roma è costretta dal suo protettore a prostituirsi nuovamente, il figlio viene a sapere quali sono appunto le attività della madre e lui stesso viene fatalmente attratto dalla malavita e quindi comincia a vivere anche lui di furti e di espedienti. E nelle scene finali il giovane viene messo in prigione. E muore poi legato su un letto appunto in prigione, ma muore invocando la madre. E nella scena finale, la madre, che tra l'altro abbiamo detto è Anna Magnani, l'attrice famosissima a quell'epoca ed estremamente espressiva, dopo aver saputo della morte del figlio, dopo aver tentato di uccidersi, diciamo, rimane attonita, insomma, di fronte a questo evento drammatico della morte del figlio.
il figlio. Anche qua chiaramente un finale assolutamente privo di spiragli di luce. E arriviamo infine all'attività giornalistica. Nella 75 esce il volume che contiene gran parte degli interventi giornalistici di Pasolini all'interno del Corriere della Sera, soprattutto, e questo volume si intitola Scritti Corsari. E in questi scritti corsari sono, diciamo, raccolti quegli articoli in cui era più forte il tono polemico di Pasolini, soprattutto l'attacco alla società borghese, l'attacco al consumismo, l'attacco all'omologazione ideologica e culturale. Per Pasolini, infatti, la classe politica è responsabile tanto quanto gli intellettuali, perché tutti e due sono appunto proni al potere economico e quindi si pienano per favorire l'arricchimento di poche, diciamo, lobbies, provocando però un continuo impoverimento culturale da parte, diciamo, dei fruitori, ovvero appunto dei lettori e di coloro che appunto fruiscono di questa industria culturale. Di conseguenza, quindi, la capacità critica, ma anche la capacità di linguaggio dei cittadini diminuisce e responsabili, appunto, ne sono soprattutto la classe di e gli intellettuali che attraverso i mass media e la televisione propongono una cultura del livellamento.